Non mi aspettavo una risposta così forte da parte di Cinisi, con la presenza degli imprenditori e di quelle persone che hanno contribuito a far crescere un po' l'economia del nostro paese. Nato a Cinisi il 5 gennaio del 1948, da piccolo mi piaceva sedere sopra le gambe di mio padre. E quindi ce l'abbiamo fatta, il messaggio è arrivato, la risposta della gente è ottima, cioè, se avete visto la platea commossa, insomma anche per la storia, per tutto. Quando organizzi certe manifestazioni, anche con gli sponsor, tutti che si sono messi veramente, si è accesa proprio una macchina grande anche per questo, intorno a questo spettacolo, devo dire che Cinisi si è aperta tantissimo, allora lì dici ok, stiamo facendo la cosa giusta. Ma qui è Stefano Venuti, chi ti mette in testa Stefano Venuti? Stefano Venuti è un uomo lì, perché tu che sei in galera, io no, tu Felicio Peppino. Una storia bellissima, che tragica per Peppino, ma che ha sicuramente aiutato la nostra terra a migliorarsi. Ecco. Ognuno c'è il suo Peppino. Quando sono arrivato lì, chiaramente gli amici, i familiari, la madre Felice, avevano ancora, cioè, Peppino sembra che c'è ancora, la madre di Peppino parlava di Peppino al presente. Peppino dimostra che è assurdo accettare le ingiustizie, perché le ingiustizie sono comunque qualcosa che peggiora la vita, non so come dire, non è soltanto una questione di valori astratti, è proprio una vita peggiore, fatta di paura, di mancanza di possibilità, e quindi sono molto felice di essere stato qui questa sera e aver visto come Cinisi cresce sempre di più. Il giornalismo nella storia di questo paese è stato uno strumento di straordinaria crescita insieme civile e politica. È stato complicato farlo a Palermo, in quel giornale straordinario che era L'Ora, è complicato farlo oggi. Cambio di mezzi rimane la caratteristica del giornalismo. Andare, cercare di capire, raccontare, qualunque sia il mezzo, con una grande passione per la verità e per il racconto delle cose che cambiano. Perché quest'isola, questi paesi, questa città di Palermo sono molto più vivaci, molto più ricche di intelligenza, molto più vogliose di futuro di quanto il racconto malfatto della Sicilia non dica. Ci tengo a presentarvi il nostro premio, non è la solita targa, ma è una vera scultura di un grande maestro, il maestro Fabio Pilato. Secondo me, diceva Platone, la semplicità è la grandezza di tutte le cose, sono emozionatissimo. Una mano che solo pochi eroi, impugnando una penna, una piuma, quindi leggerissima, è riuscita a vincere sicuramente più battaglie che le armi. Per me è stata una grande emozione vivere questa serata con un grande pubblico, con dei grandi attori, che hanno fatto un po' ricordare, hanno fatto un po' rivivere Peppino. Questo è importante perché Peppino faceva teatro col Circolo Musica e Cultura e noi lo stiamo ricordando appunto per le cose che lui faceva in quel periodo, in quegli anni.